Ciao a tutti, sono Yata di Game Legend e questo è il gameplay del primo DLC di Dark Souls 2, The Crown of the Sunken King. Come avete visto dal video precedente, per accedere a questo DLC occorre raggiungere la Gola Nera, attraversare l'area in cui si combatte e sconfigge il Putrido, per poi giungere al suo falò primordiale, come stiamo per fare. Nell'area del falò primordiale, come potete vedere, troverete un nuovo altare che, se osservate bene, è perfettamente identico a quello che si può trovare nel santuario dell'inverno, che vi trasporterà alla nuova mappa. Ecco qui, come potete notare, la somiglianza è evidente, cioè è lo stesso, è semplicemente lo stesso, la stessa struttura. Avanziamo. Questa serve soltanto accendere la torcia. E avanziamo. Per aprire questa porta è necessario disporre di questo oggetto chiave, che verrà dato a chi acquista il DLC. Adesso avanziamo nella nuova mappa. Dà una sensazione di una rovina, ma effettivamente nella zona del Putrido tutto è in rovina e tutto è dimenticato. Che dire, mi devo rimangiare tutto, nonostante quello che ho detto prima, Shulva, penso si pronunci, è imponente, c'è nient'altro da dire. Ok, un drago addormentato, o credo sia addormentato, un drago arrabbiato. Cioè trafitto da una lancia. Penso scopriremo più avanti cosa significa. E avanziamo lungo questa città santuari. Ecco il primo falò del DLC. Ok, adesso iniziamo l'avanzata. Questo oggetto non mi pare di averlo mai trovato durante l'avventura tradizionale. Aumenta temporaneamente la forza, quindi suppongo sia un oggetto nuovo introdotto col DLC. Via di fuga. Non mi convince molto la cosa. Ok, non è una via di fuga visto che quel giocatore che è morto. Allora prendiamo un'altra strada. E quest'altro. Ah, ecco i primi nemici del DLC. La vita è discreta, bisogna dirlo. Ma si può tutto sommato affrontare recentemente. Ok, qui ce n'è un arciere, due arcieri, e deve essere abbastanza veloce. E tre arcieri, quattro arcieri, ok. La situazione va degenerando. Sono decisamente troppi. Qui vedo il minimo di copertura. Fosse soltanto estetica, invece ho attivato un po' di meccanismo. Ottimo, copertura importante. Quell'animazione voleva dire che ero in posizione per fare un backstab, ma non
ma il nemico era troppo distante e non ci sono riuscito. E quindi non mi ha fatto neanche l'attacco normale. A volte... piccole rosicate. Ok, abbiamo eliminato almeno i combattenti in mischia. Andiamo dagli arcieri, che ormai sono diventati in mischia anche loro perché hanno cambiato le armi. Bisogna notare che questi nemici fanno una quantità di danno esorbitante. Forse sì. Impressionante la forza di quest'arma. Finalmente non si sta vedendo come si deve. Muschio velenoso, guardate. A caro prezzo ne abbiamo eliminato anche questi. Un rapper inutile. Quindi ho fatto tutta questa fatica per niente. Buona salvezza. Vabbè, in fin dei conti è normale fare queste cavolate. E di sotto ho visto un livello più basso, magari si può scendere usando questo come, diciamo, un mezzo di trasporto in extremis. Perfetto, andiamo avanti, ci aspetta un nuovo amico. La cosa impressionante di questi nemici è che non hanno il benché minimo sballamento. Cioè, mediamente dovrebbero rimanere quanto meno scossi. Ok, rialzati. E anche questo è morto. Ora non scendo giù a prendere quell'oggetto perché poi non saprei come ritornare in alto. Pietra velenosa, ma sì, dai, in fin dei conti tanto vale scendere, poi in caso moriamo usiamo la piuma per tornare in alto. Arco lungo più 7, cavolo, veramente comodo. Sa se riesco a... no, troppo bella questa idea. Ovviamente, vabbè, dovevo provarci, siamo sinceri. Tanto il falò è relativamente vicino, abbiamo visto che possiamo skippare quasi tutti i mob. Ok, morte abbastanza stupida questa, ma vediamo subito di recuperare e di tornare dove abbiamo fatto una brutta fine. Intanto però approfitto della pausa per cambiare scudo, questo protegge meglio, ha una difesa 100% dei danni fisici, tutto meno. Abbiamo visto cosa va a farlo. Questa qua non è profondissima, un po' di danno che abbiamo fatto, no?
parole. Veramente non ho parole. Magari è meglio non prendere i corsi del programma. In effetti sto facendo una figura un po' indegna qui.
questo è meno pericoloso. Perfetto, sono uscito dalla loro zona di albero. Allora, proseguiamo. Facciamo dell'altro un po' più. Ovviamente l'hanno preso loro. Là. Ma questo non è morto. Quindi questo non è morto. Non le sparavo. Non mi ricordo che sono lì. Sembra che non sono preso nuovo, ma adesso non controllo perché non mi sento ovviamente al sicuro. Perché però per questo le voglio solo per l'altro, già fatto. Lacrime più o meno. Spendo il cuore. Non si può negare. Ma sono le lacrime più avanti, mi trovo. Semplicemente questi messaggi non mi incitano molto a mantenere la calma, no? Santuario del drago. Ok, già non mi sento tranquillo. È chiuso. Notare la splendida colonna sonora. Forse anche il... Forse non c'è la grappa. Ok. Fai attenzione grappola. Ok. Attenzione al fantasma, quindi presumibilmente verremo invasi.
se non capisco bene cosa ci porta adesso qui, perché ora prima non lo conoscevo. Non mi farebbe schifo trovare un palo. Siamo costretti a metterci in arco. Se non equipaggio munizioni. Qui il tempo è di scoccioli, quindi... Ok, decisamente non conviene inoltre. Fermiamo qui questa prima parte e ci aggiorniamo alla prossima. Spero che la visione vi sia piaciuta. Appuntamento al prossimo episodio.